e benvenuti a Gigrin in questa nuovissima reaction. Che dire raga, io mi sono accorta soltanto ieri sera che il 2 maggio, quindi 2 giorni fa, è stato rilasciato un terzo trailer ufficiale di Red Dead Redemption 2. E come possono fare una reaction a un nuovo trailer di questo gioco, raga? Piccola premessa ragazzi, ho finito Finding Paradise, quindi sto cercando un nuovo gioco da portare come serie, per cui quest'oggi credo che ci sarà soltanto questo video. In caso vediamo se ci vediamo domani. Non perdiamo più tempo raga, andiamo a vedere questo trailer. Ovviamente io ho messo i sottotitoli perché ho paura di non capire tutto. Listen to me. We don't want to kill any of you, but trust me, we will. Wake him up a little. Oh. This whole thing is pretty much done. We're more ghosts than people. You have got to keep faith. They will not crush us. Good old Dutch. My best friend. You know how we met? A pair of hucksters trying to rob each other. Back in 78 or thereabouts. You have to love yourself a fire. It's one of the blessings. Sure, we can have fire. And we can have the knowledge of fire. But with that comes the knowledge of everything. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Sons of Dutch. Makes us brothers. Sometimes, brothers make mistakes. You'll never change. I know that. All of you venerate savagery. And you will die savagely. Get out here! Stay strong. Stay with me. You have to love yourself. Sicuramente non è fra i trailer più emozionanti che io abbia mai visto, però, una cosa che io sono riuscita a capire è che la storia sarà molto figa, raga. Ci troveremo di fronte a una trama, secondo me, molto elaborata, molto ben pensata. Ci sono tanti personaggi, ci saranno tantissime situazioni. Secondo me con questo trailer ci hanno voluto far capire questo, che ci sarà una vera profondità nella storia che giocheremo in Red Dead Redemption 2. E wow. Io, cioè, più guarderò per questo gioco, raga, più sono sicura che sarà una bomba allucinante. Sarà una cosa impressionante, perché già il primo Red Dead lo è stato, raga. È stato sicuramente uno dei giochi che mi rimarranno più impressi nella memoria. E avranno dovuto fare un lavoraccio pazzesco per superare appunto il successo e tutto il consenso che appunto il primo Red Dead Redemption aveva ottenuto, per cui secondo me le aspettative di tutti noi videogiocatori saranno molto ben ripagate. Rockstar penso sia una di quelle poche case produttrici, ragazzi, su cui uno potrebbe mettere tranquillamente la mano sul fuoco, nel senso che non delude mai, veramente non delude mai. Tutti i prodotti Rockstar che ho giocato mi sono sempre piaciuti un casino, per cui forza Rockstar, siamo tutti con te. Sicuramente questo Red Dead Redemption 2 sarà qualcosa di pazzesco. Non so che altro aggiungere. Aspettate, questo John Marston, oddio, mi sembrava di aver riconosciuto qualcuno, raga, è lui! Oh Gesù! Quindi è un prequel, non è un sequel! Oh Gesù!
all'inizio perché non ero sicura di quello che avevo visto, ma adesso mi sono detta, prima di stoppare, fammi rivedere un attimo, fammi vedere se ho visto bene. Oh Gesù, è lui! Ovviamente è più giovane di come l'abbiamo conosciuto noi, però è lui. Wow, non posso aggiungere altro se non... Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione e un pudoscio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni, più il sito digital24.it dove potete fare i vostri acquisti video ludici.